Il Consiglio regionale del Piemonte, a 20 anni dalla scomparsa del pittore Lorenzo Alessandri, avvenuta nel 2000, dedica questa mostra, interamente digitale, al grande maestro visionario e fantastico, che ha saputo animare negli anni 60 la città torinese, grazie a Surfanta, il gruppo artistico da lui stesso fondato insieme ad alcuni amici pittori. Per la seconda volta, dopo il Tibet di Alessandri, nel 2016, il Consiglio regionale rende così omaggio all'arte di un genio ancora poco conosciuto, nonostante l'instancabile lavoro di valorizzazione svolto negli anni, è culminato nel 2019 con il Museo Alessandri, grazie all'importante donazione di Ina Foppa. Il piccolo museo è stato costituito a Giaveno, città in cui il pittore decise di vivere fino alla fine dei suoi giorni. Le lune di Alessandri ripercorrono 50 anni di espressione artistica, dalla soffitta macabra al gruppo Surfanta, raccontando i mutamenti dell'artista che ha saputo indagare ogni aspetto del vivere, affrontando le sue ombre e le sue eclissi con coloratissime fantasie e affidandosi ai sogni conturbanti e misteriosi. Disegni, acqueforti, dipinti seguono i cicli pittorici di Alessandri, che sono in realtà viaggi interiori compiuti dall'artista nel regno dell'io e nell'abisso della coscienza, illuminati però dalla luna, lanterna silenziosa, lume della sua fervida fantasia, emblema che appare in ogni sua opera nella firma espressa con una falce di luna calante trafitta da una freccia a doppia punta. La mostra è accompagnata dal catalogo cartaceo disponibile presso il Consiglio regionale per testimoniare l'evento non più realizzabile nelle sale della Galleria Spagnolo, così come era stato pensato qualche mese fa, a causa dell'emergenza sanitaria. Aprile 1998, all'amico Abacuc. Caro Abacuc, la tua lettera del 21 marzo mi ha commosso fino alle lacrime. Mi è molto difficile risponderti in poche parole. Ti ringrazio per la solidarietà che esprime a mio accanirmi a dipingere il più possibile prima di morire. Non è questione di tentativo di rivalsa sulla morte. Dopo i 70 anni è imminente per tutti e per me. Dopo il cancro, è ancora più imminente. Anche tu avrai sicuramente dei periodi o dei momenti di dubbio o di stanchezza. Ma cosa conta? Non è l'insieme dei tuoi sentimenti o della tua stanchezza di oggi, ma la meraviglia, la bellezza, la qualità, la sensibilità e l'intelligenza della massa dei dipinti che hai fatto nella tua vita, che fanno e faranno arrossire di vergogna una quantità di altri pittori quando tu non ci sarai più. Ricordati, specie nei momenti di sconforto, che noi pittori non siamo quello che siamo stati, ma quello che abbiamo fatto. Di sicuro non siamo il denaro o i beni che ci lasciamo. Quando andremo dall'altra parte, non porteremo con noi i titoli, o le carte di credito, o gli alloggi, come fanno i borghesi, ma porteremo con noi il valore del bene che abbiamo fatto e della gioia che abbiamo dato con i nostri dipinti. Beni entrambi che, nella banca del cielo, hanno valori inestimabili. Mentre tu punti rombante il Musinè con l'FL3, io atterro in corso Francia con il vento in coda e il motore in panne, proprio davanti al villaggio Leumann. E mi diverto un mondo.